Quando sentite parlare di share, di dati d'ascolto che riguardano il nostro paese, quando un programma vince parla di milioni di telespettatori e fa share che vanno dal 25, 26, 27%, sono cifre importanti. I programmi che hanno maggiore successo, come i grandi programmi popolari, penso per esempio a Benigni in TV, milioni di persone, ma non raggiungono mai le cifre di cui stiamo per parlarvi adesso. C'è un programma coprodotto dalla televisione di Stato del paese di cui vi dico tra un attimo e un imprenditore italiano che ha 100 milioni di telespettatori, esattamente 100 milioni di telespettatori. Sognarceli una cifra del genere per noi è veramente inimmaginabile. Ospitiamo con piacere Alessandro Giglio, imprenditore televisivo in un paese che ha ancora molto da offrire per quello che riguarda la televisione. Ben arrivato. Allora, grazie. Io ho detto 100 milioni di telespettatori, ma il bacino possibile di utenza che voi potete raggiungere è di 500 milioni di telespettatori. Esattamente, i nostri canali vengono distribuiti su 8 diverse piattaforme dell'intero paese della Repubblica Popolare Cinese, con un bacino potenziale di oltre mezzo miliardo di telespettatori. Quindi lei è partito all'Italia per andare a fare una TV in Cina. Sì, ho avuto la fortuna nel 2004 di organizzare la manifestazione celebrativa del primo Gran Premio di Formula 1 a Shanghai. Nella cornice del Teatro dell'Opera di Shanghai organizzai un grande evento, anche televisivo, sì, che raccontava l'Italia. Era un viaggio virtuale in Italia attraverso arte, musica, danza e la storia motoristica del nostro paese. Ebbe un tale successo che da lì nacque il desiderio, il sogno di riuscire a realizzare la televisione in Cina. Quindi anche grazie a lei e ai suoi programmi che i cinesi conoscono il nostro paese e imparano ad amarlo e apprezzarlo. Direi che esclusivamente grazie ai nostri programmi. In questo momento siamo l'unica vetrina televisiva dell'Italia in Cina, l'unico mezzo di comunicazione del nostro paese verso i nostri amici cinesi. Se io dicessi che lei è il Berlusconi cinese, sbaglierei. Diciamo che in questo momento la nostra attività in Cina ci porta a essere fortunatamente l'unica azienda occidentale ad essere autorizzata a trasmettere i propri programmi in Cina, e questo fa sì che ci troviamo a ricoprire il ruolo con grande orgoglio di portavoci dell'Italia e del Made in Italy in Cina. Cerchiamo di raccontarlo declinato in tutte le sue possibili eccellenze. Ecco, voi avete modo di percepire quali sono le cose che vengono maggiormente apprezzate ai telespettatori cinesi nel nostro paese? Voi offrite una vetrina che è la più ampia possibile. Quali sono però gli argomenti che maggiormente attirano l'attenzione del... Beh, come dicevo, i cinesi sono molto attratti dall'eccellenza, quindi laddove l'Italia esprime grande eccellenza, quindi evidentemente sono dal fashion al design, dal cibo ai grandi beni di lusso prodotti dall'Italia, ma ci sono anche però delle sorprese. Per esempio abbiamo scoperto che i cinesi sono molto interessati nel scoprire, nel visitare virtualmente la provincia italiana, quindi non solo le grandi città d'arte, ma anche i piccoli borghi, centri storici, ricchi del loro artigianato, della loro storia, sono fortemente attrattivi verso il pubblico cinese. Scoperta, devo dire che ha sorpreso anche noi, è l'interesse del pubblico cinese verso la musica italiana. Inizialmente, timidamente, avevamo inserito una piccola pillola di musica italiana, ha riscosso grande successo e la CCTV, nostra coproduttrice, ha insistito perché diventasse un appuntamento fisso del programma. Senta, la Cina si affaccia da tempo e lo domina il mondo dell'economia e della finanza, ma sul mondo della democrazia tentenna un pochettino. Come fate a conciliare la libertà di informazione, che è propria del mondo occidentale, lei è un rappresentante del mondo occidentale in Cina, con le restrizioni imposte dai cinesi? Per esempio lei, con il suo gruppo, è presente anche online in Cina. Sul mondo dell'online la Cina ha imposto molti veti e molti paletti. Come fate a muovervi? Noi infatti siamo presenti su tutte le tecnologie digitali del paese, quindi dal satellite, il cavo, il mobile, internet.
Devo dire che non abbiamo mai avuto problemi con la censura cinese. Abbiamo cercato di acuire la nostra sensibilità nei confronti del pubblico cinese, dei nostri telespettatori, evitando scene di eccessiva violenza, di sesso esplicito, di nudità, perché li sono avvertiti in maniera maggiore, con una sensibilità maggiore rispetto all'Italia. Non abbiamo mai avuto alcuna forma di censura. Devo dire anche che secondo me la censura, il fatto che grandi gruppi americani, quali Facebook o YouTube, non siano presenti in Cina, è anche parte di un certo pragmatismo economico cinese, perché ci sono aziende altrettanto importanti che fatturano, quotate peraltro alla borsa di New York, che svolgono la stessa funzione in Cina pagando le tasse in Cina. Quindi anche questo direi che influisce anche un certo, oltre che... Senta, è in corso attualmente un esperimento, diciamo così, di televisione che si fa in un paese e però in qualche modo viene prodotta anche qui in Italia. Sto parlando di Agon Channel, che viene fatto a metà strada tra l'Albania, dove c'è la direzione, e l'Italia, dove ci sono anche degli studi. Avete pensato di fare qualcosa del genere, cioè di fare dei programmi, anche dei programmi più leggeri, simili a quelli che abbiamo qui in Italia, di intrattenimento, ed esportarli in Cina, fare una coproduzione anche di questo tipo o no? Ma al momento diciamo che il nostro compito e la nostra missione editoriale in Cina è proprio quella di raccontare la bellezza dell'Italia in tutte le sue declinazioni, cosa che sta riscuotendo enorme successo. Su questo siamo molto concentrati. I nostri programmi quindi vengono già realizzati a cavallo tra i due continenti, perché i servizi evidentemente vengono fatti in Italia, visto che raccontiamo l'Italia, ma tutti i programmi in studio, di commento, di introduzione sono realizzati in Cina, grazie anche alla partecipazione di importanti e conosciuti conduttori televisivi cinesi. Cinesi, ma una produzione che preveda una doppia conduzione non mi è ancora venuta in mente? No, assolutamente, stiamo ipotizzando proprio un programma dedicato alla cucina in cui un celebre cuoco italiano assieme a un celebre cuoco cinese si sfideranno ai fornelli utilizzando però i prodotti dell'enogastronomia italiana. Del resto gli spaghetti pare siano nati in Cina, quindi sì. Non è neanche così lontano. Anche il food, lei diceva, anche il cibo viene molto apprezzato. Il cibo viene enormemente apprezzato, evidentemente va spiegato. Il vino, per esempio, è un mercato enorme. Quello. Il vino è un mercato enorme, è diventato, credo, il primo mercato di vino rosso nel mondo. Purtroppo il vino italiano ha perso il tempo, diciamo così, nel proporsi al pubblico cinese. I francesi ci hanno superato di gran lunga nelle esportazioni di vino. Si può recuperare e lo faremo. Il nostro compito è anche proprio questo, di far conoscere, di far apprezzare i prodotti della nostra enogastronomia, le eccellenze del nostro vino e che di suscitare nuovi... Vanno avanti anche grazie a voi, col vostro contributo direi. Cerchiamo di fare il possibile. Senta, dottor Giglio, una curiosità, se state cercando conduttrici, io un nome glielo butterei lì, insomma... La nostra Francesca Fialdini, se lei se la portasse mi farebbe bene. Saremmo enormemente onorati. Ecco, anche io le sarei molto grato, anche pagando, diciamo. Grazie Alessandro Giglio per essere stato con noi. Adesso la linea va a Francesca Fialdini, che resta qui, non vi preoccupate.